Ciao a tutti belli e brutti da vostro Christian De Ares, eccoci tornati con la sfida della Pro League, sempre con FIFA 17 e sempre con la nostra simpatica Xbox, ma ancora in compagnia, dopo il successo clamoroso della scorsa puntata, puntata, madonna, del scorso episodio, sono ancora in compagnia, indovinate di chi? Della mia amica Lia, che vi saluta. Ciao. Ciao, saluta anche ogni tanto al dono della parola. Quindi direi, visto che non, voi birbantelli non avete fatto mi piace per 200 volte a quel video, non si mostra. Ok, siete ancora in tempo però, comunque, di diffondere il verbo, perché la scommessa è ancora valida. Mi serve la pistola, quindi nessuno mi ha scritto per la pistola. Per cominciare, però beh, niente di che. Comunque, niente ragazzi, siamo tornati qui per una nuova sfida, non per grattarci le biglie del paniere oppure di asciugare gli scogli, no, mica sono qui a fare questo. Sono qui per andare avanti con, abbiamo raggiunto la metà e adesso la superiamo, perché vogliamo raggiungere la vetta, cioè vogliamo raggiungere la fine di questo clamoroso evento. Direi una cosa che mi mancava. Ok, direi che le squadre sono queste due, quello che ho fatto in questa settimana, che sono i Westerlo. No, dimmi te i nomi. No, di nomi, leggi i nomi dei. Prendi, è utile questo frangente. No, è timida, manco. E poi sono così semplici i nomi delle squadre. Uno è Westerlo e l'altro è l'Anderlecht. Ci vuole tanto, Crebbio. Io ho approfittato della cosa per leggermeli bene perché facciamo figo di merda. Vabbè, io direi di partire. Queste squadre non le ho pagate tantissimo, quindi mi ha dato anche abbastanza di fondo schiena, dicevo. Per non dire culo, perché potrebbe essere sembrare abbastanza volgare. Vedi, sei la quarta. È molto perspicace come ragazza. E direi di partire con Westerlo. Ci ho attaccato un'altra volta. E questa è la formazione, poi nella descrizione metterò la lista dei giocatori con quanto l'ho pagati. Io intanto vi dico quanto ho pagato il totale del Westerlo, l'ho pagato 4.300 crediti, soltanto, quindi tutti i giocatori. E in questa squadra avevo soltanto l'attaccante, quello argento, che avevo trovato come primo proprietario, quindi che avevo, tutto il resto me lo sono comprato, quindi ho speso veramente molto poco. Non sto qui a farveli vedere, se volete fidare bene, se non vi volete fidare meglio ancora. Comunque niente, questi sono i prezzi. Abbiamo raggiunto tutto quello che ci viene richiesto, come puoi vedere. Se Tutti vuoi verdi. sono tutti verdi, puoi elencare quello che c'è. No, perché non ci riesci. Quindi direi di salutare, fai se ciao con la manina, sì, fa pure ciao. No, ok, hai visto la mano? Perché abbiamo totalizzato 7 mi piace e abbiamo visto la mano. Altri 7 mi piace, vediamo anche un dito. Speriamo che non sia quello medio. Direi di andare avanti con comuni carose in modo tale che ci dà il nostro bel simpatico meritato pacchettone, che è un pacchetto oro premium. Questo qui aprirai te. Vabbè. Vedi, non fa casini come l'altra volta, che mi hai fottuto tutta la scuola. Certo, ho capito. Adesso ha capito, è pronta, ha studiato. Questa veramente l'ho vista studiare sui libri di FIFA. Si è studiato FIFA 14, FIFA 15, FIFA 6. Ha studiato talmente tanta FIFA che ormai ha paura di tutto e quindi è colmo di FIFA. Direi di adesso farvi vedere l'Anderlecht. L'Anderlecht l'ho pagata leggermente di più. Perché anche questa, nonostante questa, avevo diversi giocatori primo proprietario, tra cui portiere, Capel, che è l'esterno sinistro, se non erro, e poi Anni, che dovrebbe essere questo qua, se non sbaglio. Vediamo un po'. Sì, non c'è trucco, non c'è inganno, come diceva qualcuno. Questa squadra, questa simpatica squadra, l'ho pagata la bellezza di 8.900 crediti. Il tutto, quello che l'ho pagato di più è cos'è? 3.900 Obradovic, che non so minimamente chi sia perché non mi sono segnato
chi era all'esterno, Obradovic, vabbè, Obradovic, poi lo scoprirete solo vivendo, come diceva qualcuno. Vi direi di, visto che cerchiamo di sintetizzare il più possibile, di salutare subito questa squadra. Saluta anche questi, se offendono. E saluta ancora, dai, vabbè, ha messo anche l'avambraccio a momenti. Direi di salutare anche questi simpatiche canaglie e ci prendiamo il nostro simpatico pacchetto. Questa volta non ho visto neanche che pacchetto fosse. Ah, è il pacchetto Oro Premium Maxi. E questo me lo apro io perché è ultra figo. Nulla, adesso si parte con lo sfidone dell'apertura dei pacchetti. Prima lei, poi io. E vediamo chi trova qualcosa, chi non trova un cazzo. Cioè io. Ci vediamo dopo. Bene, signori ma soprattutto signore, siamo arrivati all'apertura dei pacchetti, dove c'è il pacchetto Oro Premium che aprirà la si nostra simpatica Lia, che ha 12 carte, 10 oro, e 3 di queste carte, queste 12 carte sono rare. Quindi ti passo il attenta, devi schiacciare soltanto questa lettera Ho A, che è capito. la prima lettera dell'alfabeto. Quindi direi di partire con il la pressione della lettera, schiaccia, Schiaccio. Vado. possiamo partire con l'urlo, hai schiacciato, schiacciato, schiacciato. Bene, attenzione, incrociamo le dita, che porta bene, raro, almeno quello, un difensore, ce l'ho doppione, Lovren, ce l'ho già, 82 di overall, che comunque schifo non fa, anche se è un doppione, che ho già, però lo possiamo mettere in vendita, e lo vendiamo, perché l'altro doppione non lo posso mettere in vendita, quindi di conseguenza lo tengo. Mi dia per cortesia Tengo pure. lo scettro del potere. Allora, abbiamo trovato anche altre simpatiche canaglie, non è che ci prendiamo soltanto uno, ne becchiamo anche altre. Dove un altro raro culo abbiamo avuto che è proprio argento. Mannaggia lui. Niente, questo qua ci fa pure il gesto del. Guarda che fame, tu sprechi il tuo tempo ad aprire questi pacchetti e poi loro ti E poi fanno dopo così. ti fanno anche il gesto. Mannaggia Ma loro. dai. Poi, cos'è questo? Vabbè, lasciamo perdere. Poi lui, che vabbè, cioè, ovviamente ci mettiamo in vendita. E bella andare. Quindi, sistemiamo queste simpatiche carte e poi ci accingiamo. Ho studiato Zanichelli ad aprire l'altro pacchettone. Non muovetevi, rimanete incollati alla poltrona, sedia, tappeto rullato. Bene, signore e signori, allora, dopo quella notiziona bomba che lì ha trovato praticamente una carta 82, proviamo a vedere un attimo cosa trovo io. Io mi sono un po' un paraculo e mi prendo il pacchetto dove ci sono 24 carte, quindi dopo di quella via. Dove ci sono 7 rare? Troverò qualcosa di meglio e vincerò il trofeo del The Best of the Best. Vedete, lo scoprirete soltanto continuando a guardare il video. Attenzione, se no qui non si va da nessuna parte. Allora, attenzione, vediamo un po'. Pacchettone! È già raro. Vediamo se riesci con fuori. No, niente. Però, Nolito, 83! 83! 83! non so se si è visto, ma io ho fatto un po' un segno di apprezzamento, di buona volontà per noi comuni mortali. Intanto abbiamo trovato un Nolito che non è un doppione, che non so quanto si possa vendere, mi sa un cazzo. Però vabbè, un 83, una cosa che mi ha fatto molto piacere, soprattutto lì. E poi Wallace. Che gioca io pensavo fosse inglese. Cioè, scoperto adesso. Attenzione, notizia bomba: Wallace è brasiliano, non è inglese. Poi abbiamo trovato questo che è giapponese. Che cazzo è Hulk questo? Incazzato. Cioè, qualcuno gli ha messo. Secondo me, mentre gli faceva la foto, gli ha messo un para. Probabile, no, capelli neri. Vabbè, magari si fa la tinta. Secondo me. L'hanno preso in un momento che si stava sforzando per fare una puzzetta. Era lì così. Oh, mi ha detto una parola. Scemo. Come faccio a prendere il secondo nome? Allora, poi del resto non ho trovato niente. Attenzione, questi tre si vendono abbastanza bene. Perché, come potete vedere, adesso volete vedere che faccio la figura di merda. Confronto a prezzo. Intanto ho venduto qualcosa.
1200 si vendono. 1200, quindi se trovate questi 1000 tra i no, non è l'unico. Però si vendono a 1000. 3000 crediti freschi freschi di giornata, che ci volete sputare sopra? Allora andiamo qua. 900, 1000 e ce li mettiamo in vendita. Adesso sistemo questo, vediamo un po'. Ah, ho trovato pure un doppio, ancora Dan. Dan, va bene che ci vuoi bene, però lo tanco un pochino di Zebedei. E nulla, vabbè, lui lo metto in vendita perché comunque anche l'altro l'avevo venduto abbastanza bene, quindi pare a 600-800. Nulla, adesso sistemo anche queste simpatiche carte e poi ci ritroviamo con i saluti. Ripensandoci bene vi saluto adesso perché stare qui magari ci metto un bel po', così almeno meno minuti da tagliare. Quindi niente, io vi ringrazio ancora per la visione, spero che la cosa vi sia piaciuta e che diffondiate anche un pochino il verbo. Se il video vi è piaciuto un bel pollicione. Se, ripeto, se raggiungiamo i 200 mi piace, 200, non 100, non 50, non 2, ma 200 mi piace su questo video, proverò a convincere la simpatica Lia a mostrarsi, a fare un video con me in visione, un video, non so cosa, poi ci inventeremo qualcosa, un pack opening o cosa, quant'altro, magari anche una partita, io contro di lei, così vinco almeno una partita e niente, vediamo, poi eventualmente proponete, se una volta raggiunti i 200 mi piace voi scrivete cosa, che tipo di video facciamo, non porno per cortesia, ma basato sul videogioco, intanto mi prende a calci, voi non potete vedere ma è violenta. Oppure magari anche un altro gioco, io poi vi faccio la lista dei giochi che ho, no, facciamo FIFA dai, che almeno magari una partita, via dicendo. Quindi nulla, non ci resta altro che salutare tutti belli e brutti da Christian De Ares e Lia, oggi c'è proprio entusiasmo la signorina, mi prende ancora calcio. E nulla, quindi niente, mi raccomando, non dimenticatevi il mi piace e se non siete iscritti al canale iscrivetevi pure che la cosa mi fa molto piacere, ok? Ciao ragazzi, alla prossima!